Il Chieti concede il bis dopo la prima vittoria casalinga contro il Vasto Girardi. È arrivato anche il primo urra in trasferta. A Fossombrone i neroverdi giocano una gara attenta in difesa e intensa in mezzo al campo, riuscendo a capitalizzare l'unica vera conclusione verso la porta marchigiana al termine di un contropiede magistrale. Lancio di Alessandro Gatto, controllo di Fall che viaggia per 30 metri e mette in mezzo un pallone su cui si catapulta Salvatore che insacca di testa da attaccante rapace. Tre punti che consentono al Chieti di salire a quota 39 in zona sicurezza con vista sui play-off. I neroverdi hanno infatti rosicchiato un punto, ora i play-off sono a 4 lunghezze. Il Fossombrone invece mastica amaro. La squadra di Fucili ha giocato bene, tirando più volte verso la porta del Chieti, dove è tornato tra i pali Serra dopo circa 3 mesi. Luiso non può contare sugli squalificati Vesi e Forgione, out anche Ardemagni. Rientra la Ziz, schierato per la prima volta centrale. Il giocatore poi si infortuna nel primo tempo e sarà costretto ad uscire. Nel Fossombrone di Fucili rientra il bomber Casolla, che però non è ancora al meglio e parte dalla panchina. Al centro dell'attacco c'è Germinale, dirige Framba di Torino. Pronti via, il Chieti protesta per uno scontro in area tra Sueva e il portiere di casa Marcantognini. L'arbitro lascia correre, ma i dubbi rimangono. All'ottavo il Fossombrone potrebbe sbloccarla. Colpo di testa di Germinale, sulla traiettoria c'è Rovinelli che da pochi passi indirizza in porta, reattivo Serra che sventa. 19esimo si vede il Chieti con Fall che non inquadra la porta. 32esimo pericolo per il Chieti, traversone di Germinale, Conti non arriva per un soffio. Al 35esimo si fa male l'Aziz, al suo posto entra Esposito. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Al quarto ci prova Fall, conclusione imprecisa. Al 15esimo azione confusa in area neroverde, Germinale prova la botta ma il tiro viene murato. Nel Chieti entra Alessandro Gatto per Sueva, nel Fossombrone dentro Bio Thomas per Fagotti. Al 26esimo il gol partita. Alessandro Gatto lancia Fall che difende benissimo il pallone e mette in mezzo un invito che Salvatore incorna da perfetto bomber, realizzando la quinta rete in campionato. Curiosità, il giocatore aveva segnato anche nel match d'andata vinto dal Chieti 3-2. Il Fossombrone si getta furiosamente in avanti, il Chieti si difende e rischia nel finale con Conti, che viene anche espulso per proteste, e soprattutto con il neoentrato Casolla che costringe Serra a un difficile intervento. Al triplice fischio, festa grande dei giocatori e dei 50 tifosi arrivati al Marcello Bonci per sostenere la squadra. Domenica prossima, turno interno con Riccione.